né dai tuoi vent'anni sono pochi per morire. Fine Terra è una festa mobile organizzata dalla provincia di Lecce per raccontare cosa accade lungo le sponde del Mediterraneo, per incrociare storie e pensieri, per camminare lungo le strade del Salento, fermarsi nelle piazze, guardare, ascoltare e magari capire. E riscoprire che alla fine il mare che ci circonda lega le nostre vicende in un unico percorso. Che scende nella strada. Visto dall'Europa, il Salento è la Finisterre, ma guardando la carta geografica, a partire dal Mediterraneo, troviamo la penisola salentina al centro di un crocevia di grande rilevanza culturale, economica, politica, strategica. La Puglia, in particolare il Salento, è la regione più a oriente d'Italia, al tempo stesso vicino all'Albania, alla Grecia, alle sue isole, al vicino oriente, alle coste del Nord Africa. Così dopo Artisti a Palazzo nel 2010 e Illuminazioni nel 2011, Capodarte dedica la terza mostra al tema del destino dei popoli e dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Mediterraneo, incontri o conflitti è il titolo della manifestazione che comprende la mostra e la tavola rotonda. Al Castello di Acaia, un incontro che ha visto la partecipazione di relatori illustri. Una intera mattinata dedicata a comprendere i motivi di questo fermento, a partire dalle tematiche evocate dalle opere degli artisti, tutti i relatori attorno al tavolo Love Difference a forma di Mediterraneo, opera di Michelangelo Pistoletto, ideale punto di partenza per immaginare nuovi modi di incontro. Sì, l'idea è stata questa, partire da una terra che è la fine, diciamo, dell'Italia, della terra, dell'Europa, quindi per in realtà iniziare uno sguardo proprio sul Mediterraneo, quindi la fine che in realtà diventa un inizio, diciamo, anche di riflessione e anche un modo, diciamo, di recuperare una centralità dell'Italia e dunque anche del Salento all'interno del Mediterraneo. Non dimentichiamoci che in realtà abbiamo dialogato per millenni con tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Ora chiaramente l'Italia è un paese estremamente europeo, ma è anche un paese estremamente mediterraneo, e questo incontro di culture che apparentemente sono diverse in realtà devono comunque dialogare, devono comunque sapere che appartengono ad un'unica cultura che è la cultura mediterranea. Quest'anno abbiamo voluto affiancare alla Mostra d'Arte Contemporanea un convegno in cui gli artisti per la prima volta si confrontano con un'elite culturale, economisti come Elena Carletti dell'Università di Fiesole, Stefano Bertezzaghi, giornalista, ma anche il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura, l'ambasciatore Sequi, il delegato dell'Unione Europea nei Balcani, l'ammiraglio Confessore che è qui con noi, e quindi per la prima volta appunto arte e economia, politica, cultura si incontrano attorno ad un tavolo a forma di Mediterraneo, e quindi l'arte diventa anche propulsore di idee e speriamo che porti anche a qualcosa di pragmatico e che non si fermi soltanto ad un dibattito. Questa tavola è, come ha detto lei, riflettere, no? È specchiante, quindi riflettere sul Mediterraneo vuol dire anche pensare al futuro, vuol dire capire il passato e il futuro contemporaneamente. Poi intorno al tavolo noi creiamo dei piccoli parlamenti, perché ogni volta che si incontra intorno a questo tavolo è un piccolo parlamento. Dunque io ho creato questo parlamento culturale mediterraneo attraverso Love Difference. Love Difference, amare le differenze. Dunque il paese delle differenze deve essere poi il Mediterraneo tutto intero, però le differenze che si comprendono, che si scambiano i progetti, dunque la cultura come base, la cultura non può che essere la linfa della politica. È giusto che avvenga nel Salento questa riunione, questo incontro. Secondo, se pensate bene, guardate intorno, cos'è che unisce il Mediterraneo? Il mosaico. Il mosaico cos'è fatto? Di pietruzze, tutte colorate, tutte importantissime. Oggi intorno al Mediterraneo noi discuteremo cosa sono queste pietruzze, l'arte, la storia, la cultura, la cucina e anche la politica in questo momento, ed è giusto che avvenga qui. Noi siamo anche al centro del Mediterraneo e poi il Salento è una terra da cui può rinascere non solo il sud, ma contribuire anche a una rinascita di tutto il bacino mediterraneo. Per me è stato molto importante vedere come noi a un certo punto, senza volgere le spalle a Roma, Milano, abbiamo guardato che cosa c'è.
al nostro Levante, quindi Montenegro, Grecia e al nostro sud. È un'iniziativa straordinaria perché permette di trovarsi in una situazione anche molto diversa dal solito, quindi evitando di dire anche le cose di sempre, le retoriche, quello che si è già sentito sempre dire, ci si mette a riflettere su quali sono le possibilità reali di costruire dei discorsi che poi fanno parte della vita della gente, perché poi la gente sulle sponde del Mediterraneo si è sempre incontrata e scontrata, però tutto sommato cercare di capire perché poi dagli incontri nascono sempre le opportunità migliori vale la pena, e vale la pena di farlo qui in una mattina come questa.